Ciao a tutti e ben ritrovati per le nostre pratiche di Smart Yoga Class su LifeGate. Per questa pratica di oggi avremo bisogno di un mattoncino che utilizzeremo come aiuto, come supporto a tutta la pratica e vedremo insieme una pratica di Vinyasa Yoga, quindi di yoga dinamico. Lavoreremo con tutta la parte posteriore e anteriore del nostro corpo, sulla flessibilità e sull'allungamento incentrato al nostro respiro. Quando siamo pronti, andiamo a prendere una posizione seduta a gambe incrociate. Ok, prendiamo una posizione seduta, comodi, a gambe incrociate in ginocchio. Se abbiamo un libro o un mattoncino, possiamo portarlo sotto i nostri glutei o un cuscino per sollevare leggermente il nostro appoggio e in modo da portare gli ischi completamente aderenti. Spostiamo magari un pochino i glutei, portiamo le mani sulle ginocchia e iniziamo a trovare il nostro respiro. Iniziamo ad ammorbidire i gomiti, la punta delle dita delle mani, magari muovo leggermente i piedi. Cerco il mio appoggio e la mia aderenza a contatto col pavimento. Provo lentamente a inspirare e ad espirare, cercando di utilizzare tutta la capienza polmonare. Iniziate a rilassare le labbra, la mandibola. E immagino di poter respirare dal centro del mio petto. Porto l'attenzione alla base del mio bacino e inspirando, distendendo la colonna, percorro tutta la colonna verso l'alto, sino ad arrivare oltre la corona della mia testa, andando verso il cielo. Espirando attraverso la colonna, partendo dalla mia corona, scendendo verso terra. Inspiro, se posso, risucchiando l'ombelico, provando a espandere la cassa toracica lateralmente. Il petto e il cuore rimangono ben aperti, collo disteso, salgo sino ed oltre la corona della testa. Espiro dalla corona della testa verso terra. Il mio busto rimane completamente disteso e perpendicolare al pavimento. Inspiro completamente, andiamo verso l'alto. Riempo tutto il mio corpo. E quando mi sento completamente sazio di nuova aria, di nuovo prana, avvicino il mento al petto e trattengo magari l'ombelico, magari una leggera contrazione dall'interno. E poi lentamente rilascio il corpo e espiro dal naso. Ancora in. Trattengo. Espiro, prima si ammorbidisce la pancia e poi tutto il resto del corpo. Ancora in, faccio del mio meglio, come se attraessi l'energia esterna e la portassi all'interno,
prana, energia vitale. Trattengo. E quando il mio corpo me lo richiede, qualunque sia il momento, dolcemente rilascio. Ultima volta, la migliore di tutte, colonna distesa, petto ben aperto. Inspiro, ombelico si risucchia. Cassa toracica si espande, riempio il corpo. Trattengo. Ed espirando, rilascio gomiti morbidi, respiro in modo completamente naturale, portiamo le mani al centro del petto e creiamo l'intento della nostra pratica. Portiamo all'interno dei nostri occhi quell'immagine, quella visualizzazione, quell'obiettivo, quella cosa che ci sta molto a cuore. Portiamo tutte le attenzioni all'interno. Lasciate che parli il vostro cuore, lasciando andare via i giudizi della nostra mente. Inspirando, premo un palmo contro l'altro, andiamo a portare le braccia verso l'alto in. Allungo, braccia sfiorano le orecchie, attivo la punta delle dita delle mani, separo bene tutte le dita, espiro, le spalle ritornano all'interno, apro il petto, colonna distesa, mento parallelo al pavimento. Ancora in, allungo, vado a percepire le braccia vicino alle orecchie e poi espirando, attivo le spalle verso terra, collo ben disteso, richiamo l'addome. Rimango qua, inspiro mantenendo lo spazio delle mie spalle, espirando la mia mano destra va sul mio ginocchio sinistro e la mia mano sinistra va dietro il nostro gluteo. Inspirando allungo verso l'alto, creo spazio per la colonna, espiro, ruoto, sguardo oltre la spalla. In, creo spazio, immagino che la colonna possa allungarsi un millimetro di più, espirando, ruoto. In, le braccia vanno verso l'alto, espiro, andiamo sul lato opposto, mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro dal centro del mio petto, espiro, ruoto, sguardo indietro. Faccio check delle mie cervicali, se sentissi dolore, mento torna al centro del petto, inspiro, creo spazio tra una vertebra e l'altra, espiro, ruoto. In, torniamo con le mani parallele verso l'alto, sguardo magari oltre le nostre mani, espirando andiamo a flettere i gomiti aprendo il petto. Inarco leggermente, in, allungo in avanti, mento vicino al petto, espiro, apro, gomiti si separano, apro il petto, mani bene attive, espando. In, allungo in avanti, se posso, Ujjayi breath, Ujjayi pranayama, espiro, apro. Andiamo lentamente a scendere, richiamo il bacino, spostiamo il nostro mattoncino di fianco a noi e andiamo a prendere una posizione di quadrupedia, mani bene aperte sotto le nostre spalle, separo tutte le dita, gli indici sono paralleli al lato lungo del tappetino, paralleli l'uno all'altro. Andiamo a portare gli alluci a contatto e lentamente scendiamo con i glutei verso i talloni. Lasciamo che il nostro corpo si ammorbidisca e la nostra fronte vada a toccare terra. Vado a cercare ancora qualche millimetro in avanti con i palmi mentre andiamo a percepire l'apertura del petto e scarichiamo il peso al centro della nostra fronte. Proviamo a risucchiare l'ombelico e a inspirare espandendo completamente il petto. Espiro lentamente attraverso le narici.
Richiamo l'addome, andiamo a portarci seduti sui talloni, inspiro braccia parallele verso l'alto, scapole spinte verso terra, clavicole allineate l'una all'altra, inspiro qua, espirando mani sotto le spalle parallele, andiamo a portare i piedi puntati allineati alle nostre ginocchia, inspirando ed espirando andiamo a sollevare le ginocchia e poi a spingere indietro i glutei e il bacino, i talloni ancora non toccano terra, andiamo a espandere il petto, ammorbidiamo il collo e manteniamo le ginocchia piegate. Collo morbido. Respiro risucchiando l'ombelico, andando ad allungare il più possibile la mia colonna, come se un filo immaginario potesse attraversare il mio bacino, andando verso terra, sino ed oltre la corona della testa e si andasse ad agganciare a terra, al centro tra le mie mani. Ruoto l'incavo del gomito verso le mie orecchie. Inspirando ed espirando, lo sguardo va alle mani e proviamo a ruotare l'incavo del gomito in avanti e scendiamo con i gomiti verso terra mentre proviamo a spingere ancora indietro il peso del corpo, collo morbido, testa non tocca terra. Se la testa tocca terra andiamo ad avvicinare leggermente un gomito e l'altro. Inspirando sguardo alle mani, distendo i gomiti, espiro ad Adho Svanasana, ancora ginocchia piegate. Ognuno dove si sente di arrivare, allungo bene il corpo, provo ad allontanare il più possibile le mie mani dai miei piedi e a mantenere il cane che guarda giù, ruoto incavo del gomito verso le orecchie, respiro qua ancora per 5, 4, 3, 2, uno, inspiro, talloni verso l'alto, fletto le ginocchia, creiamo un piccolo passo verso le nostre mani, peso ancora sui nostri polsi, inspiro, do spazio alle spalle e al bacino, espiro, spingo indietro il peso del corpo, magari anche i talloni verso terra, se posso i talloni toccano terra, altrimenti mantengo le ginocchia piegate, provo solo a spingere il bacino verso l'alto e a chiudere il corpo e il petto. Inspiro, do spazio, creo un altro passino verso le mani, espiro, allungo, come se qualcuno prendesse il mio bacino e mi tirasse indietro, collo morbido. Inspiro, peso sulle mani, un passino in avanti con i nostri piedi, piedi aperti tanto quanto il bacino, separo tutte le dita dei piedi, se ho i calzini addosso andiamo a toglierli adesso per prendere ancora più contatto, inspiro, peso sulle mani, espiro, lascio che il corpo si allunghi indietro. Collo morbido. Ultimo passo, andiamo sotto al nostro bacino, inspirando, le mani possono essere sui nostri mattoncini alle diverse altezze, oppure mani sulle ginocchia magari piegate, punta delle dita a terra, oppure vicino ai nostri piedi, ognuno come si sente, le spalle devono arrivare al punto più lontano rispetto al bacino, quando inspiriamo il corpo si allunga, il peso è sulla punta dei piedi, quando espiriamo la corona della testa prova ad andare verso terra. In, respiro nella parte più alta del corpo, allungo, sguardo avanti. Espiro verso terra. In, allungo. Espiro verso terra. In, palmi passano lateralmente, sguardo verso l'alto, andiamo a portarci in piedi, sguardo oltre le mani. Espirando come un tuffo verso terra. In, allungo, sguardo avanti. Espirando, mani sotto le spalle, entriamo nella nostra prima panca. Mani parallele tra di loro, scapole piatte, collo disteso, attivo forte le ginocchia, spingo bene indietro i talloni. Respiro qua. Ginocchia a terra, inspiriamo, espirando, gomiti rivolti in avanti, fletto gomiti, prova a portare il petto a terra. In, scivolo in avanti con il petto, piccolo cobra, dorsi dei piedi a contatto col pavimento, sguardo vicino, risucchio l'ombelico, attivo i piedi, le gambe. Faccio forza sulle mani, punti a miei piedi, stendo i gomiti e provo a mantenerli stretti, vado a distendere le ginocchia o magari a mantenerle piegate per tornare in Adho Mukha Svanasana.
Inspirando ed espirando, lungo passo avanti della nostra gamba destra. Ginocchio si avvicina il più possibile al petto. Tallone sinistro si solleva verso l'alto. Attivo l'addome per creare il lungo passo in avanti. Se il passo non è abbastanza ampio, braccio va a prendere il nostro ginocchio e accompagno la gamba un pochino in avanti. Ginocchio sinistro a terra. Inspiro, allungo verso l'alto. Espando il petto. Tallone e piede aderente bene a terra. Andiamo a fare check del nostro bacino e della nostra colonna. Se sento dolore alle lombari, vado a richiamare un pochino il bacino indietro e espando verso terra senza esagerare nell'inarcamento. Se mi sento di avere abbastanza forza e allungamento, avvicino il mio tallone destro come se richiamassi il mio piede a chiudersi verso la mia anca. Le mani magari vanno a contatto parallele, inspirando ed espirando, lo sguardo può andare verso l'alto. Inspiro qua, espirando, mani sotto le spalle, punto il piede dietro, stacco il ginocchio. Posso scegliere di rimanere qui, oppure inspirando ed espirando, allungo le braccia oltre le mie orecchie, per rimanere in high lunge. Tallone allineato al mio ginocchio, forti nel ginocchio dietro, anche allineate e ombelico centrale. Inspiro, high lunge, busto diventa verticale, espirando mani al centro del petto. In, sposto il peso del corpo leggermente indietro mentre aderisco bene col piede destro a terra. Inspiro, andiamo a sollevare il nostro piede sinistro verso l'alto. Aderisco bene a terra con i piedi, se non sento l'equilibrio fletto il ginocchio di terra. Apro bene il petto, espando il corpo. Respiro qui. In, andiamo verso l'alto, espiro, lungo passo indietro della nostra gamba sinistra. In, espando, cresco, espirando, mani sotto le spalle, panca, ginocchia a terra, petto, mento, oppure se voglio provare chaturanga, peso del corpo in avanti, allineo le spalle circa la punta delle dita, fletto i gomiti a 90 gradi, rimango qua, ruoto punta dei piedi verso l'alto, in, stendo gomiti, cobra urva mukha. Espiro, Adho Mukha Svanasana, cane che guarda giù. Apro bene i miei piedi tanto quanto le anche, ruoto, incavo dei gomiti verso le orecchie, ammorbidisco il corpo. In, ruoto, incavo del gomito verso l'alto, espiro, gomiti verso terra, spingo indietro. Collo non tocca terra. Inspirando ed espirando, distendo i gomiti, Adho Mukha Svanasana. In, porto il peso del corpo sulla mia gamba destra, mentre il ginocchio sinistro sale in avanti, punta del piede a livello massimo, lungo passo avanti del nostro piede sinistro. Se il passo non è abbastanza lungo, vado ad avvicinare il mio piede, ginocchio destro verso terra. Quando inspiro, facciamo check di quello che sentiamo nel nostro corpo. Se la mia anca tende ad aprirsi, proviamo a mantenere la punta del piede dietro rivolta verso terra, tallone forte verso l'alto. Inspiro, regolo il bacino ombelico centrale, espiro, ampio la posizione, mani a contatto oppure braccia parallele. Inspiro, creo spazio, espiro, approfondisco. Inspirando ed espirando, corpo diventa perpendicolare al pavimento, punto estendo il ginocchio destro. Attivo forte il tallone indietro, high lunge, e andiamo ad allungarci in avanti. Attivo forte, ginocchio sopra il nostro tallone. Inspiro, andiamo verso l'alto, sposto il peso del corpo, bacino magari transita un pochino indietro, espando bene le dita dei piedi e portiamo il nostro ginocchio destro verso il petto. Respiro qua. Se mi sento cadere, ginocchio di terra si flette leggermente. Mani possono scendere al centro del petto. In, ritorno con le mani verso l'alto. Espiro, lungo passo indietro della nostra gamba destra.
In allungo, espiro, mani sotto le spalle, panca, chaturanga, ginocchia a terra, petto mento. In, apro bene verso l'alto, espiro, Adho Mukha Svanasana. Allungo bene il corpo. In, sguardo verso le mani, ruoto incavo del gomito, scendo coi gomiti verso terra, allungo bene indietro. Inspiro ed espiro, distendo i gomiti, lungo passo avanti della nostra gamba destra. Ginocchio sinistro a terra, in, braccia parallele verso l'alto, espiro, rimango qua, regolo il bacino, ombelico centrale, inspiro ed espiro, approfondisco. In, allungo verso l'alto, espirando, andiamo a spostare il bacino indietro, ombelico prova a rimanere centrale mentre le nostre braccia vanno indietro. In, allungo verso l'alto, espiro, mi muovo indietro. Se non riesco ad arrivare qua e magari ho i mattoncini o voglio appoggiarmi alla tibia, arrivo dove posso. Provo a lavorare sui dettagli, apertura delle dita dei piedi, bacino centrale. Apro bene il petto, provo a non creare la gobba e non cercare di arrivare alla caviglia a tutti i costi, ma a mantenere la colonna distesa. La punta del piede dietro può essere puntata oppure distesa. Ancora una volta in, mi muovo in avanti. Espiro, mi muovo indietro. In, pianta del piede destro a terra, vado a puntare il piede dietro, stacco il ginocchio ai lunge. Espirando, distendo la gamba davanti, braccia transitano verso terra, stessa cosa, mani sulla coscia, sul ginocchio oppure indietro. In, fletto ginocchio destro, sale gamba sinistra verso l'alto. Fletto la gamba di terra per cercare stabilità, apro tutte le dita dei piedi e magari andiamo a prendere i lati del nostro piede. Apro bene il petto, cresco verso l'alto. Idealmente spalle allineate al bacino. Quando mi sento, gamba di terra piegata o distesa, proviamo a portare il ginocchio allineato al nostro tallone e ancora attivo le mani indietro per allineare il nostro tallone, magari a 90 gradi. Se riesco a rimanere qua, magari distendo tutto. Inspirando ed espirando andiamo a rilasciare il nostro piede. Braccia vanno verso l'alto, gamba transita indietro. Inspiro ed espiro, fletto la gamba davanti, ai lanci. Inspiro, allungo. Espirando la nostra mano sinistra va a provare a toccare il nostro ginocchio, espando verso l'alto, braccio destro disteso. Inspiro ed espiro, mani sotto le spalle, panca, ginocchia a terra, petto mento oppure chaturanga. In, cobra urva mukha. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Collo morbido. Inspiro dal centro del petto, espiro, allungo bene la colonna indietro, collo morbido, mani a contatto col pavimento, ruoto incavo dei gomiti, risucchio l'ombelico, respiriamo qua, allungo bene in Adho Mukha, andiamo a percepire bene il contatto delle mani a terra, inspiro, sguardo al centro delle mani, espiro, ruoto l'incavo del gomito e vado a spingere a terra. In, sguardo al centro delle mani, distendo i gomiti, mani parallele l'una all'altra. Inspirando ed espirando, lungo passo avanti della nostra gamba destra, ginocchio sinistro a terra. In, allungo verso l'alto. Espiro, espando. In, bacino si muove indietro. Espiro, apro ancora di più il petto. Se ho dolore alla mia colonna, rimango verticale, altrimenti spingo bacino verso terra, sguardo verso l'alto. Inspiro qua, espirando come abbiamo fatto prima, andiamo sul nostro tallone destro, mani sul ginocchio, scendo il più possibile, oppure braccia vanno indietro, mi muovo verso la mia tibia. In, peso del corpo sul piede destro, espando verso l'alto. Espiro, mi muovo indietro.
In, pianta del piede destro a terra, punto e stendo il ginocchio sinistro. Inspiro, ai, lancio. Espiro, distendo. In, creo spazio. Espirando, mani transitano indietro. Allungo verso terra, aderisco bene con il piede destro. In, fletto ginocchio di terra. Andiamo a portare il ginocchio sinistro verso l'alto. Espirando, mani vanno laterali, andiamo a prendere i nostri lati del piede, inspiro, tallone allineato al ginocchio, espiro, magari distendo. Inspiro ed espiro, gamba sinistra rimane distesa, andiamo a portarla indietro. Braccia in avanti, fletto gamba di terra, inspiro ed espiro, lungo passo indietro della mia gamba sinistra. In, creo spazio, espiro, magari il braccio sinistro va ad agganciarsi al ginocchio, apro il petto. In, torno centrale col bacino, espirando, punta del piede sinistro ruota verso l'interno, piede destro va a allinearsi al sinistro, gomito sinistro oltre la punta del piede del mio ginocchio sinistro. E magari il piede si espande, si apre lateralmente, mentre il tallone destro si attiva a terra. Apro verso l'alto. In, pianta del piede destro va a contatto col pavimento, attivo l'addome. Ruoto, chiudo piede sinistro a circa 45 gradi, piede destro si rivolge in avanti. Fletto ginocchio davanti, guerriero 2. Espando, posso aprire anche un pochino il passo. Provo a non inarcare la colonna, ma a mantenere il pube ben in avanti, tutto il piede aderisce a terra. In, braccio sinistro sfiora il ginocchio dietro, apro verso l'alto, espirando, gomito destro sul ginocchio sinistro, oppure sul mio mattoncino. Opzione 1, molto alto. Mano a contatto col mattoncino, braccio verso l'alto. Opzione 2, scendo. Oppure scendo verso terra. Oppure mano a contatto col pavimento. Spalla a contatto col ginocchio. Braccio verso l'alto. Respiro qua. Braccio sinistro sopra il nostro orecchio, andiamo a creare una diagonale, prova ad aprire la spalla verso l'alto. Inspirando ed espirando, sguardo si rivolge verso terra. Il nostro braccio sinistro va a portare la mano sotto la spalla sinistra, mano destra all'esterno del piede sotto la spalla destra. Inspirando ed espirando, magari distendo la mia gamba davanti e attivo un pochino il piede e la gamba trascinandola indietro. Fletto il ginocchio dietro e provo a cercare il punto in cui andare a spingere ad attivare l'anca destra indietro. Collo morbido. In, creo spazio, espiro. In, espiro. Lentamente, pianta del piede, torna a contatto col pavimento, mani sotto le spalle, panca, chaturanga. In, cobra, urva, mukha. Espiro. Adho Mukha Svanasana. Allungo bene indietro. Inspiro, risucchio l'ombelico, creo spazio nelle spalle, espirando, gomiti si rivolgono verso l'alto, spingo indietro il petto, premo bene i palmi. In, sguardo in avanti, mani parallele, Adho Mukha Svanasana, qualunque Adho Mukha io abbia in questo momento. A gambe piegate o distese. Porto l'attenzione alla distensione della colonna. Inspirando ed espirando, lungo passo avanti della nostra gamba sinistra, ginocchio destro a terra. In, magari distendo la punta del piede dietro, raddrizzo l'ombelico, bacino centrale, espiro, approfondisco. In, apro, espiro, magari espando il petto se non ho dolore. In, creo spazio, mi muovo indietro, bacino si sposta, espiro, allungo sulla tibia. In, mi muovo in avanti, espiro, mi muovo indietro. In, mi muovo in avanti, punto, stendo il ginocchio dietro, ai, lancio.
Inspiro ed espiro, distendo la gamba davanti. Ancora bacino centrale, ombelico, forte nel ginocchio dietro, attivo forte il tallone. Inspiro qua. Espirando, braccia transitano verso terra. Mi fermo dove posso, magari mani sulla tibia o sul ginocchio. Braccia vanno indietro. In, fletto ginocchio davanti, sale il ginocchio destro verso il petto. Espirando, mani transitano lateralmente, andiamo a prendere l'esterno del nostro piede. Vado ad allineare le spalle, magari fletto un pochino il ginocchio di terra. Inspiro ed espiro, quando mi sento, ginocchio allineato al tallone, oppure distendo in avanti. Inspirando ed espirando, braccia vanno verso l'alto, gamba destra distesa, transita verso terra, lungo passo indietro della nostra gamba destra. In, high lunge, espiro, magari apro un pochino di più verso l'alto. Inspiro, creo spazio, espirando, talloni centrali, punta dei piedi verso l'esterno, gomito destro oltre il nostro ginocchio destro. Inspiro, apro il petto. Respiro qua, ammorbidisco, punta del piede sinistro verso l'alto, tallone destro idealmente tocca a terra. Inspiro qua, espiro completamente. In, pianta del piede a contatto col pavimento, ruoto, la punta del piede destro si rivolge circa 45 gradi, ginocchio sinistro sopra il nostro tallone, inspiro ed espiro, guerriero 2. Espando il più possibile, spingo il pube verso l'alto, sguardo oltre la mia mano. In, mano destra sfiora il ginocchio, apro verso l'alto. Inspiro ed espiro, guerriero 2. Gomito sopra il ginocchio, braccio sopra la nostra spalla, oppure mattoncino, oppure mano vicino al nostro tallone. Spalla spinge contro il ginocchio, braccio destro oltre il nostro orecchio. Mano destra sotto la spalla destra, ruoto sulla punta del piede dietro, braccio sinistro oltre la nostra gamba sinistra. Inspirando ed espirando, distendo magari la mia gamba davanti, trascino un pochino il tallone indietro, fletto gamba destra, ammorbidisco le anche. Lascio che la mia colonna si allunghi. Inspiro ed espiro, pianta del piede ritorna a contatto col pavimento, panca, chaturanga, in, cobra urva mukha, espiro, adho mukha svanasana. Inspiro ed espiro, due lunghi passi in avanti, andiamo sotto le nostre anche. Fletto magari le ginocchia, ancora le coste cercano le cosce, l'ombelico si risucchia, in, allungo, sguardo avanti. Espiro, ammorbidisco il corpo verso terra. Mani magari agli incavi dei gomiti. Lascio che con l'inspiro ogni costa si separi un pochino di più l'una dall'altra, come se potessi spingere l'incavo dei miei gomiti ad andare verso terra. Il collo è morbido, faccio check. Inspiro, allungo avanti, magari mani sui mattoncini, espirando, indice e dito medio vanno a prendere i nostri alluci. Separo bene tutte le dita, fletto le ginocchia, inspirando, andiamo a distendere i gomiti cercando di allontanare le spalle con forza in avanti. Il collo è disteso, inspiro, espirando come se qualcuno tirasse i miei gomiti lateralmente, attivo le mani per avvicinare i miei piedi alla mia testa. Posso tenere le gambe piegate oppure provare a distenderle. Cerco il mio punto di forza, mantengo attiva la forza sui miei alluci, collo morbido per 5, 4, 3, 2, 1, rilascio, inspiro. Andiamo a portare ora le nostre mani sotto la nostra pianta del piede. Proviamo a portare bene le mani aderenti alla parte più grossa della nostra mano, proprio al palmo. Espando bene tutte le dita e magari fletto le ginocchia se non riesco a raggiungere bene le mie mani.
con la pianta del mio piede. Quando inspiro di nuovo a gambe piegate o distese, tiro le spalle il più lontano possibile, colle cervicali distese, inspiro qua e espirando fletto gomiti, attivo come se volessi portare i miei piedi verso la corona della mia testa. Proviamo a chiudere gli occhi, a flettere un pochino le ginocchia e a tirare ancora di più l'ultima parte delle mie lombari. Collo morbido. Trovo il punto in cui mi sento più comodo, peso del corpo sulla punta dei piedi, respiro qua per 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, distendo, espirando, prendiamo bene l'appoggio a contatto con le nostre mani, incavo del gomito, magari ruota in avanti, spingo bene indietro le spalle. Andiamo ad aderire bene con tutte le dita delle nostre mani. Opzione più semplice, magari sperimento semplicemente l'appoggio dei miei piedi sui miei palmi, provando a mantenere le mani ben a contatto col pavimento. Il peso del corpo deve essere in avanti e devo fidarmi di quello che sento. Se mi sento, magari di un millimetro stacco i talloni a terra, mani come due stelle marine rimangono incollate al pavimento e provo a raggiungere il punto massimo verso l'alto. Ovunque io sia, verifico, respiro e poi lentamente in allungo, espirando lascio andare verso terra. Lascio che i glutei si abbassino, andiamo a portare il bacino a contatto col pavimento, ginocchia si avvicinano il più possibile al petto, prova a non creare la gobba, a rimanere forte verso l'alto, mani parallele al pavimento, attivo piedi a martello, respiro qua. Andiamo a portare le mani intrecciate sopra le nostre spalle, distendiamo le gambe, sguardo ai nostri talloni, leggera retroversione del bacino, respiro qua. In mani parallele, ginocchia al petto. Opzione 1, mani prendono l'esterno dei miei piedi, ginocchia. Di nuovo allineate i nostri talloni, se mi sento provo ad andare un pochino verso l'alto, mi ricordo di non creare la gobba ma di aprire verso l'alto. Arrivo dove posso, magari distendo. Sguardo oltre i nostri piedi. Ultimi secondi, attivo le mani, allineate le spalle per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fletto le ginocchia in allungo, espirando andiamo ad abbracciare, andiamo ad avvicinare i talloni al nostro bacino e ancora cerco la base della mia colonna, provo a distendere verso l'alto, richiamo le spalle, inspiro, espirando lascio scivolare i talloni verso terra, provo a non spezzare le cervicali, mento un pochino più vicino al petto e lascio che il mio corpo si ammorbidisca verso il pavimento. Proviamo a creare prima questa posizione in attivazione, quindi apro tutte le dita dei piedi, attivo i talloni, allontanarli il più lontano possibile, mentre richiamo il petto e provo a mantenerlo disteso. Se è nelle mie possibilità, mani all'esterno dei piedi, ovunque io sia, attivo. Collo morbido, o se mi sento a questo punto di ammorbidire, magari separo leggermente i talloni, ammorbidisco il collo e il corpo verso terra.
Se voglio approfondire ancora, magari le mani prendono i talloni, la fronte prova ad andare verso terra. Inspiro, andiamo verso l'alto. Espiro, libero la posizione. Scivoliamo con il bacino a terra, colonna a contatto col pavimento, se ho codini li vado a spostare in modo da portare la nuca a contatto, piante dei piedi, l'una tocca l'altra, mentre le nostre ginocchia si aprono lateralmente, palmi rivolti verso l'alto. Andiamo a portare le spalle e le scapole verso terra per creare spazio nella parte alta del nostro corpo. E inizio ad ammorbidire. Se ho una coperta, calzini, qualsiasi cosa che possa coprire per mantenere il mio calore all'interno, nel mio corpo, lo andiamo a fare adesso. E ci lasciamo scivolare nell'immobilità per qualche istante. Dolcemente, quando vi sentite, andiamo a distendere le ginocchia e come se fossi sulla sabbia vado a disegnare il mio corpo a terra, collo morbido, ammorbidisco i muscoli delle mie cosce, della mia pancia. Provate a mantenere gli occhi chiusi e il corpo completamente disteso a terra. Lasciamoci scivolare in Shavasana. Se per qualsiasi motivo non vi sentite comodi a terra o la mente inizia a richiamarvi, a portare l'attenzione ad altre cose e azioni, possiamo anche portarci seduti in una posizione di meditazione. Meglio se seduti su un supporto e provate per qualche istante a lasciare andare. Palmi sia in posizione meditativa sia in Shavasana rivolti verso l'alto. E vi consiglio di mantenere questa posizione almeno per 10 minuti. Datevi il tempo di sedimentare. Datevi il tempo di assorbire tutto il percorso che abbiamo creato. Mantenuta la vostra posizione meditativa, lentamente ruotiamo i polsi per richiamare il nostro corpo. Proviamo a farlo in modo dolce. Se siamo in posizione meditativa rimaniamo completamente immobili. Se dobbiamo richiamare la posizione di Shavasana, le ginocchia si flettono al petto. Creiamo un abbraccio per le nostre ginocchia. Dondoliamo un pochino prima di lasciarci cadere sul fianco sinistro in posizione fetale, ammorbiditi qui a terra e poi lentamente, magari ad occhi chiusi, prendiamo tutti una posizione a gambe incrociate in ginocchio. Riporto l'attenzione all'interno. Portiamo le mani al centro del petto, ritorniamo all'intento di inizio pratica. Immaginate come una stella luminosa al centro del vostro petto.
Portiamo le mani al centro della fronte. Lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. Portiamo le mani al centro della nostra bocca. Lasciate che le vostre parole possano essere d'aiuto per gli altri. Portiamo infine le mani al centro del cuore. Lasciate che possiate brillare in modo completamente spontaneo e cercando di essere chi realmente voi siete, senza confini o limiti. Namaste e grazie. Grazie mille a tutti per questa pratica insieme. Se volete praticare ancora yoga con me, trovate tutte le pratiche sui canali social di LifeGate. Grazie.